L'abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata dipende dalla direzione regionale Musei Lazio del Ministero della Cultura. È un sito che ha una storia millenaria perché è stata fondata nel 1004 da San Nilo da Rossano. Qui ha sede la Congregazione dei Monaci Basiliani, che è una congregazione cattolica ma di rito bizantino. Parliamo di un monastero che si è insediato su una villa romana, della quale rimangono diversi resti, fra i quali il criptoportico. E oggi è un complesso che presenta bastioni, torri, si articola intorno a tre chiostri. Al suo interno c'è anche una biblioteca, c'è un museo, oltre alla chiesa abbaziale, che è stata consacrata nel 1024 e che all'inizio aveva un aspetto romanico, ma poi ha subito diversi interventi, sia in epoca rinascimentale che in epoca barocca. Del periodo medievale rimangono ancora ad esempio il portale, i mosaici dell'arcone absidale, gli affreschi e alcuni lacerti che sono conservati all'interno del museo di San Nilo. Sulla chiesa si affaccia la cappella Farnese, che è stata affrescata da Domenichino, uno dei più importanti capolavori che ospita l'abbazia di San Nilo. Parliamo di un sito dove Oriente e Occidente si incontrano e che ci dice tanto della circolazione di influssi e di idee nell'ambito della civiltà medievale, ma ci parla anche della cultura rinascimentale, di quella barocca e anche della cultura del restauro.